E qui a Monza siamo con il signor Stefano Casciato, che è responsabile di un'azienda, o ha detto di un'azienda, alla quale abbiamo visto fare una cosa molto particolare, che è cambiare la verniciatura di una macchina, in questo caso una Tazzari, che noi abbiamo già presentato in occasione del Motor Show di Bologna. Buongiorno, prima di tutto. Buongiorno Marcello. E gli ascoltatori. la curiosità è invece sapere come funziona questo sistema che noi abbiamo visto. Certo, allora, il lavoro di pellicolatura delle autovetture è rivolto a una molteplicità di potenziali clienti. Clienti che vogliono decidere di poter cambiare colore alla propria vettura con un colore convenzionale, anziché con delle tinte particolari, come ad esempio il carbonio, il legno o la pelle. Carbonio che vediamo in queste immagini in questo momento, che è una delle vetture qui presenti a Monza, una Tazzari appunto, che sta cambiando colore per un colore carbonio. Esattamente, il carbonio è un effetto molto particolare perché, escluse le vetture che hanno le fusioni in carbonio, ad esempio il tetto della BMW M3, non è possibile di fatto riprodurre una verniciatura da carrozziere con l'effetto carbonio. E quindi per ricreare questo effetto sportivo tipico delle vetture da competizione, la soluzione è la pellicolatura. Ecco, per fare questo lavoro, prima cosa è sempre rivolgersi a voi e non farlo da soli, non comprare la pellicola e farli da soli. Esattamente, è un lavoro estremamente complesso che richiede il suo tempo. Diciamo che mediamente per una vettura di piccole e medie dimensioni il tempo di esecuzione è una giornata. E sarebbe impensabile anche viste le attrezzature necessarie, ad esempio phon da carrozziere che sviluppa fino a 1200 gradi centigradi e chiaramente la qualificazione tecnica, i corsi di formazione fatti per poterlo fare, riuscire a casa propria da soli è praticamente impossibile. Ecco, quali sono i colori che vanno di più, diciamo così, perché sappiamo che il colore che più si vende a livello di autovetture in Italia è l'argento, il metallizzato, il grigio. Invece chi vuole cambiare, cambia per che colore? Assolutamente predominanza per la gran parte delle carrozzerie nero opaco ed è molto molto richiesto per i piccoli particolari, quali ad esempio gli specchietti retrovisori, la rifinitura carbonio. Ecco, c'è stata qualche vettura particolare che vi ricordate di aver cambiato colore, una vettura di quelle che non si vendono tutti i giorni? Indiscutibilmente l'Audi R8. Non male. E sicuramente queste Tazzari, che ancora sono una novità assoluta, che sono commercializzate da pochissimo. E abbiamo l'onore di poter essere fra i primi a fare questo lavoro di rifinitura. Ecco, intanto voi avete chiaramente una collaborazione con Tazzari che noi, come dicevo prima, la conoscevamo perché abbiamo fatto anche delle interviste in occasione del Motor Show di Bologna del 2009. E invece voi come azienda che siete di sede qui in Lombardia avete della collaborazione diretta con Tazzari? Abbiamo la collaborazione con il rivenditore esclusivo Tazzari per la Lombardia, che è la concessionaria Pechini, con sedi a Buccinasco e San Giuliano Milanese. Noi già collaboriamo con la concessionaria Pechini anche per la pellicolatura oscurante dei vetri, dei cristalli, e adesso stiamo facendo appunto questi veicoli di prova, che poi avranno anche ovviamente uno sbocco commerciale, per quanto riguarda la carrozzeria delle autovetture. Ecco, se io ho una vettura, voglio cambiare colore, quanto mi costa? Facciamo l'esempio della Tazzari, che è una vettura piccola ma con delle linee piuttosto complicate da poter gestire, viste la quantità di curve e incavi. Una Tazzari costa la pellicolatura circa 1.300 euro. Quindi, se lei mi dice così, vuol dire che è più facile cambiarla a una vecchia Fiat Panda, di quelle vecchie di una volta. Notevolmente più facile riuscire a pellicolare una vecchia Panda. Ecco, per chi dovessi rivolgersi a voi, dove siete, come bisogna fare, bisogna chiamare, bisogna contattarvi, in che modo e in che modalità è la procedura per cambiare questi colori? Bisogna lasciare la macchina per quanto tempo da voi e si ritira? Come si fa, insomma? Allora, naturalmente noi ci troviamo a Milano. La possibilità di contattarci attraverso il numero verde 800 529746. Si prende appuntamento per la lavorazione. Nel momento in cui prendiamo poi l'appuntamento, si porta la macchina presso la nostra sede, di cui daremo poi le coordinate in fase di appuntamento, e ci si lascia la vettura. Chiaramente, la nostra società è coperta da polizza assicurativa anche per eventuali possibilità che possono capitare durante la permanenza dell'auto presso le nostre sedi, quindi massima tranquillità. Oltretutto le pellicole hanno garanzia, pertanto è la massima tranquillità e la massima serenità nell'esecuzione del lavoro, anche grazie al fatto che utilizziamo pellicole di primissima scelta e primissima qualità nel mercato mondiale. Ecco, altre due domande, una se si fanno anche con le moto queste procedure e la seconda è se la pellicola in se stessa è in garanzia. Allora,
Rispondo subito alla prima domanda. Naturalmente ci occupiamo anche del comparto motociclistico. Grande interesse hanno le rifiniture, anche lì nero opaco va per la maggiore, per la pellicolatura delle carene. E poi per i dettagli, tipo dettagli come serbatoio, gli specchietti, anche lì il carbonio segue lo stesso trend commerciale delle autovetture. Già alcune case si sono lanciate in passato con la vernice nero opaco, ad esempio lo Yamaha T-Max Black Max, e adesso noi quindi ci siamo innestati anche per quanto riguarda il settore moto, quindi riusciamo tranquillamente a ottenere anche dei risultati veramente, veramente notevoli. In secondo luogo, la pellicola è coperta chiaramente da garanzia, cioè è coperta sia la pellicola che l'esecuzione del lavoro. Ecco, il costo è in base alla superficie o cambia da un tipo di vettura all'altro? Esempio, adesso non voglio fare nomi, però io porto una super sportiva di 400.000 euro, 500.000 euro nuova a fare il cambio di colore, o una utilitaria di 7-8.000 euro. Il costo è in base alla superficie che bisogna coprire per cambiare colore o va visto anche il marchio che possiede questa vettura? Allora, in realtà il costo finito del lavoro dipende solamente da due fattori essenziali. Il primo fattore è la metratura di pellicola necessaria, chiaramente, e in secondo luogo, modello per modello, valutare anche la difficoltà tecnica nello smontaggio dei vari componenti, perché chiaramente la pellicolatura va fatta smontando gli specchietti, la base dell'antenna radio. Può sembrare strano, faccio un esempio relativo alla pellicolatura dei cristalli, ma incredibile a pensarsi che tecnicamente una delle vetture più difficili da fare è la Peugeot 206, che è una macchina diffusissima e talvolta più complicata che non delle vetture di più alto lignaggio. Quindi per dire che effettivamente poi non stiamo a guardare la categoria del veicolo o il prezzo di acquisto del veicolo, questo per noi è indipendente, ma proprio la tipologia macchina per macchina. Io la ringrazio per queste informazioni importanti che ci ha dato e sarà alla prossima. Marcello, è stato veramente un piacere, ti ringrazio per questa intervista, un saluto a tutti gli spettatori.